tutti ragazzi, siamo a venerdì e sono accovacciato alla base di una salita da diciamo un'ottantina di metri, dove tra poco andrò a fare un'esercitazione tecnica di corsa che si chiama hill bounding, ovvero tradotto in italiano, parlando come si mangia, balzi in salita. Vedete qua un contributo video. Cosa serve questo esercizio? Questo esercizio serve per sviluppare flessibilità sulle caviglie, potenza sulle caviglie sempre e grande reattività di piedi, oltre che richiamare la tecnica di corsa. Non è il solito esercizio di skip, l'esercizio di skip tradizionale che si fa come preatletico, ma diciamo che possiamo considerarlo uno skip potenziato, perché in più abbiamo il fattore dell'elevazione, quindi è un lavoro di caviglie superbo. E questo si va a tradurre: una volta che ci ritroviamo in piano sentiremo le caviglie come due vere molle, un po'. È un po' il principio, dobbiamo pensare un po' ad un ballerino di danza classica che rimbalza leggiadro e leggero sulle caviglie. Ecco, la funzione dell'esercizio è proprio quella. Hill bounding, quindi. Diciamo che, come dicevo al buon Corrado Pronzati ieri, abbiamo avuto occasione di chattare un attimino, e questo esercizio qua, saluto Corrado, questo esercizio in combinata con il salto con la corda diventa un lavoro spaziale di rifinitura e di miglioramento della tecnica di corsa. È veramente, voi non immaginate quanta potenza si può generare dalle caviglie e dai piedi, quindi il mio consiglio è: migliorate il hashtag footwork e diventerete dei corridori migliori, non solo corridori, in qualsiasi altro sport che includa la corsa. Ok, adesso 6 volte il bounding, 60-80 metri, direi più 60 che 80 metri. Questo va a concludere una 5 km di oggi. Ho fatto sprint 12 secondi, recupero 45 secondi, un lavoro di pura reattività, senza esagerare troppo perché la gara domenica è imminente. Va bene, zoom sulla salita, se avete domande scrivetemi nei commenti e a presto. Il bounding.